Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle immagini, lascio la Campania per abbracciare la mia amatissima Sicilia e torno a pescare nelle cristalline acque della mia Patti Marina. Come potete vedere, un nuovo compagno di pesca è il veleno 95 Camu di casa Seawalk. Ovviamente tutti i prodotti che vedete utilizzati in questo video di marca MSA potete acquistarli sul sito dedicato e linkato qui sotto con il mio codice sconto METU4. Invece, per quanto riguarda l'acquisto del veleno, potete farlo altrettanto con il link di rimando che metterò qui sotto. Ma adesso passiamo al caricamento di quest'arma bellissima di casa Seawalk. Molti dicono che evitano il roller perché è di difficile caricamento. Oggi vi mostrerò come fare. Questo fucile ha tre tacchette di precarica, quindi noi infiliamo il Dyneema nella prima tacchetta di precarica e tiriamo l'elastico fino alle pinnette dell'asta. Come potete vedere, io riesco con facilità ad arrivare alla seconda pinnetta, ma nel caso in cui voi non riusciate, potete tranquillamente mettere alla pinnetta che c'è davanti e poi portarvelo dietro. Una volta effettuata questa operazione, si ruota il fusto dell'arbalete. Si afferra saldamente il puller wing che è stato creato apposta da casa Seawalk e si passa alla seconda tacchetta di precarica. Una volta fatto questo con comodità, si poggia in un altro punto del petto e si tira fino a completare le cariche. Adesso abbiamo il fucile caricato alla massima potenza. Chiudiamo il puller wing, chiudiamo la seconda tacca di carica e siamo pronti per andare in pesca. Ma prima di fare ciò, siccome non ho mai portato questo arbalete a mare, mi sfizio un po' nel vedere il suo brandeggio. Come potete vedere dalle immagini, il fucile in acqua sembra volare. E qui già devo fare i miei complimenti a casa Seawalk. Praticamente il suo peso in acqua è nullo. Va avanti e dietro, e destra e sinistra con una velocità impressionante. Non vedo l'ora di portarlo in pesca. Subito appena date le prime pinneggiate, sotto questo bidone noto una seppia. E che fare? Testo subito il mio arbalete. Credo che è la potenza di un roller nella misura del 95 caricata alla massima potenza per una seppia sia veramente troppo. Però, non avendo ostacoli dietro, non ho bisogno di scaricare il mio veleno 95 per portare a cavetto la prima preda della giornata. È la prima seppia che catturo in questa stagione e non vedo l'ora di destinarla a un bel piatto di spaghetti. Adesso invece ho proprio l'esigenza di scaricare e quindi con tutta facilità apro la tacca di precarica, scarico il mio arbalete portandolo alla seconda tacchetta e poi alla prima perché devo fare un tiro davvero ravvicinato e per evitare di danneggiare l'asta, tanto la potenza che ho mi basta e mi avanza. Scarico anche l'elastico portandolo alla tacchetta più vicina alla testata. Ho notato sul fondo uno scorfano, quindi mi dirigo verso la mia preda facendo una capovolta silenziosa e avvicinandomi il più possibile. Una volta arrivato, sfrutto la precisione del mio veleno per scoccare un tiro direttamente sul capo dell'animale, che con tutta comodità porterò in superficie per riporlo a cavetto. Come potete vedere, si tratta di uno scorfano rosso e a giudicare dalla pancia ha appena mangiato qualcosa. Quando andrò ad eviscerare la mia preda, mi renderò conto che aveva appena ingerito un pesce lucertola. In questa clip, invece, noto una murena che sembra perfettamente a suo agio e non spaventata dal mio veleno. Infatti riesco addirittura a toccarla con la punta. Proprio impavida questa murena. La accarezzo con la punta del mio arbalete e lei resta lì, quasi spavalda. Ovviamente non sono solito catturare questi pesci che lascio nel loro ambiente. Anche questo tordo non sembra spaventato dal mio veleno. Anzi, si avvicina per curiosarlo. Ma non è l'unico pesce curioso del mio veleno. Al di là di questa cigliata di Posidonia, c'è una tana che conosco molto bene, di cernie. E quindi ne noto una che fa capolino proprio da questo pietrone. E quindi mi avvicino piano piano.
In questa grip potete vedere il corretto avvicinamento a una cernia. La cernia, per poterla avvicinare senza farla scappare, dobbiamo incuriosirla e quindi dobbiamo cercare di muoverci cauti sul fondale, trascinandoci soltanto con la mano libera dall'arbalete, se è possibile senza muovere le pinne. Ovviamente, una volta che arriviamo a ridosso della stessa, trovare un rifugio e nasconderci, come in questo caso che sto infilando la mia testa tra le alghe, può aiutare non poco ad incuriosire l'animale. Però, in questo caso, il serranide è di piccola taglia, quindi non voglio catturarlo. Però amo riprendere questi pesci e sfruttare l'occasione per fare allenamento ed avvicinarli e portarli al tiro senza però poi concludere l'azione. Questo è un ottimo allenamento da fare. Infatti, ripetendo l'azione con continuità, una volta che poi ci capita il pesce da catturare, sicuramente saremo in grado di farlo. Qui un'altra cerniotta che fa capolino. In questo caso potrei catturarla con estrema semplicità, ma essendo una cernia bruna che raggiunge dimensioni veramente importanti, reputo non necessaria la cattura e quindi mi limito a preservare lo spot, ma cosa più importante, mi godo tutta la scena. E sempre il mare, quando facciamo buone azioni, sa come ricompensarci. E allora, tra questi massoni misti a posidonia, vedo una tana di un polpo. Cerco di infilarci il mio veleno, però poi mi rendo conto che non voglio rovinare la testata. Punzecchiando delicatamente, il polpo non viene fuori, anzi si attacca con una ventosa alla testata del mio arbalete. Quindi, per non rovinare la testata e per catturare l'animale, estraggo comodamente l'asta dal mio veleno 95 e scendo soltanto con la stessa tra le mani per portare questo bel polpo a cavetto. Così non rischio di rovinare la testata, non rischio di sparare e di rovinare la punta di quest'asta, e con semplicità prendo il polpo, lo arpiono e lo porto in superficie. Ogni volta che pesco nel mio mare resto affascinato dalla brillantezza dell'acqua. Ogni volta che poi rivedo le mie clip quando le monto resto ancora più affascinato. Il mare di Patti è veramente bellissimo. Questo non è l'unico polpo che riesco a notare. Infatti vedo quest'altro fuori dalla tana. Cerco di bloccarlo con il mio arbalete, però sono stato un po' lento. Quindi il polpo è riuscito a entrare per una gran parte dentro la tana. Cerco di fare leva, ma poi mi rendo conto che potrei danneggiare la testata del mio arbalete ed anche la mia asta, e quindi procedo allo stesso modo. Estraggo l'asta dal mio arbalete, blocco il polpo, che nel frattempo si è ricoperto di pietre, e mi metto a scavare come un minatore o come una talpa, fin quando, infilando la mano sotto, afferro il polpo per il capo e lo porto in superficie. Anche questo è un bel polpo. Ovviamente li catturo quando sono di una buona taglia. Quando sono di una taglia troppo ridotta, li lascio crescere. Sia perché è il mio mare, sia perché è giusto così, e sia perché questi spot, lasciando crescere questi polpi, mi hanno regalato esemplari di dimensioni veramente eccellenti. Stiamo parlando di polpi di 9,5 kg, di 7, esemplari bellissimi, che se non facciamo così non riusciremo mai a vedere. Infatti filmo soltanto questo piccolo, lo tocco un po' col dito e lui si rintana fingendosi grosso e bianco, e lo lascio crescere nella speranza che ci rincontriamo quando sarà oltre 9 kg. Una pretesa un po' assurda, però sognare non costa nulla. Per chi non ci credesse del peso di queste catture, basta scorrere un po' sui miei video e vedere questi polpi giganti catturati in quello spot nel periodo invernale.
ma so che molti di voi mi seguono sul canale da parecchio e quindi quelle riprese le avranno ben in mente. In questo caso invece una riccioletta che sfila. La miro e scocco un tiro preciso ma non troppo, infatti riesco a colpire l'animale, ma a colpirlo in coda. Però mi rendo conto che comunque il tiro è effettuato in maniera sicura e quindi il lembo di pelle che tiene vincolato alla mia sagola questo splendido esemplare tiene abbastanza. Come potete vedere, il tiro è stato effettuato in coda, però c'era abbastanza carne per riuscire a tenere la reazione di questa riccioletta, che porterò a cavetto come prima ricciola della mia stagione. Lascio la riva per portarmi su uno spot più profondo che ormai siete soliti vedere nei miei video. Qui noto una cernia che riposa all'ombra di quel grosso massone. Allora, come vi ho spiegato prima, piano piano con la mano libera mi trascino sul fondale, però senza mai perdere di vista l'ambiente circostante, perché focalizzarsi su un solo obiettivo può essere la scelta sbagliata. E quindi continuo a guardarmi a destra e a sinistra per scrutare se qualche altro pesce interessante, oltre questa cernia che riposa, è in giro. E comunque quella cernia l'avrei lasciata stare. Era anche questo soltanto un allenamento. Con il cannone che ho in mano avrei potuto scoccare anche da quella posizione e sono sicuro che avrei centrato l'esemplare, però non era mia intenzione. Invece alla sinistra è mia intenzione catturare questo pesce, che miro e con un tiro lontano ma preciso riesco a colpire perfettamente quest'altra cernia, che questa volta reputo di dimensioni adeguate. Ovviamente non si tratta di una bruna e ricordiamo che queste cernie raggiungono dimensioni nettamente inferiori delle cugine. Nella fattispecie, quella che ho appena catturato è una cernia dorata od otto. Come potete vedere dalle immagini, si differenzia dalla cugina per una colorazione più chiara, ma soprattutto per il labbro inferiore che è molto più pronunciato. Durante i vari stadi di vita, anche questo esemplare cambia colore, ma senza mai perdere la caratteristica del muso. Invece, in questo caso, noto da lontano un'altra cernia. Anche questa mi incuriosisce e voglio provare a catturarla. Quindi faccio un agguato partendo da lontano e restando ben nascosto. Qualcuno dice che il 95 monoroller di casa Siwok non sia adatto agli agguati, ma è soltanto per l'aspetto. In questo caso riesco a fare un agguato e a completarlo con un tiro che ha dell'incredibile. Infatti riesco a centrare in pieno questa cernia rossa che sta ferma lì sotto questo masso. L'asta passa proprio a millimetro, facendomi portare a cavetto anche quest'animale. Considerate che questo tiro è stato fatto con la prima pescata che io faccio con questo arbalete, senza averlo mai utilizzato prima. E direi che non c'è male. Questa invece è una cernia rossa. Come potete vedere, il labbro inferiore è molto più lungo di quello superiore e anche la colorazione è molto diversa da quella precedente. Anche questi esemplari raggiungono dimensioni nettamente inferiori delle cugine, ovvero le cernie brune. In quest'altro caso, invece, noto un carangide che si allontana. Scendo sul fondale, faccio un richiamo glottideo e il pesce mi sente e si avvicina. In questo caso faccio lavorare tutto il brandeggio del mio veleno 95 e piazzo un tiro perfetto sul volto di questo carango. A molti di voi sarà capitato di catturare questi carango.
perché sono soliti frequentare le nostre coste nei periodi che vanno da luglio, agosto fino a dicembre. E ogni volta che ne catturo uno, resto sorpreso dalla loro forza. Nonostante questo esemplare sia stato colpito in pieno volto, fa una resistenza incredibile al recupero. E consideriamo anche che questo non è un pesce di dimensioni eccellenti, è di una bella pezzatura, però ne ho catturati di più grossi. Quando catturiamo quelli, cominciano a far cantare anche i nostri mulinelli. In quest'altra clip, invece, mi godo un altro aspetto sulle praterie di Posidonia. Qui sono un branco di barracuda che mi viene a fare visita. Come ho detto prima, guardo a sinistra per vedere se ci sia qualche grosso predone che ci va dietro. Però niente di tutto ciò. Questi piccoli predatori mi sfidano e mi vengono incontro, facendomi registrare questa bellissima clip. Sono esemplari non di taglia, quindi non li catturo. Anche perché di pesci oggi ne ho veramente abbastanza. Magari tutte le uscite andassero così. Torno nuovamente a fare visita a quella tana per vedere se qualche altra cernia di grosse dimensioni vi sia rientrata. Però anche questa volta ci sono soltanto quelle due di prima. E quindi ancora una volta mi godo la scena e le filmo. In questo caso riuscite a vederla meglio questa cernia bruna che si lascia osservare in tutto il suo splendore. Come nella clip precedente, potrei scoccare un tiro direttamente dalla mia posizione, sfruttando la precisione e la potenza del mio veleno 95. Però decido di non scoccare ancora una volta perché, come nel ragionamento di prima, la cernia bruna diventa un esemplare veramente veramente grande e comunque ho già due cerni a cavetto e quindi non mi sembra il caso di catturarla. La osservo solamente e mi godo la scena. Fino a che questo esemplare deciderà di rintanarsi nella sua tana. Stanco forse di vedermi per oggi. Come potete vedere, il pesce non era piccolo, ma anche questa volta ho desistito nella cattura. Come ho detto prima, perché avevo abbastanza pesce a cavetto e perché soprattutto era una cernia bruna che raggiunge dimensioni veramente mostruose. L'ultimo pesce che porto a cavetto è questo sarago, che è noto far capolino tra gli scogli durante il rientro. Non faccio in tempo ad accendere la GoPro, che scocco un tiro. Una volta effettuato il mio tiro a centro del corpo del pesce, mi rendo conto che in passato aveva già subito un tiro, come potete vedere da questa immagine. Infatti aveva il volto bucato e anche nella clip precedente si poteva vedere la parte brachiale un po' lesionata. Quando vi dico che pulire pesce a mare è un bene, è questo che intendo. Lasciando le interiora dei pesci a mare, diventano subito cibo per altri pesci e quindi non rischiamo neanche di sporcare, perché questi piccoli pesci si nutrono nell'immediatezza di quello che noi lasciamo, creando così nuova vita e facendo sì che il cerchio si chiuda. Grazie per la visione del video, se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale e a rilasciare un like ed un commento per aiutarmi a crescere. A presto con il prossimo video e buon mare a tutti. Ciao!